Dunque, dedichiamo la prima mezz'ora di lì a terminare l'esercizio che abbiamo lasciato in sospeso ieri, riprendendo un attimo gli ultimi passaggi che negli ultimi 5 minuti ho fatto un po' affrettatamente, giusto per arrivare a un punto fermo, ma adesso li riguardiamo con più calma. Ma prima però volevo sapere se su ciò che avevamo fatto avete avuto modo di riflettere, avete dei dubbi, domande, punti che volete chiarire, cose che non vi tornano, che avreste fatto diversamente. Avete dormito bene stanotte, non ci avete pensato. Pensateci adesso mentre lo finisco. Allora, ricordiamoci dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati a chiederci come fare a popolare questa tendina, okay? Che deve essere caricata coi corsi attualmente presenti nel database. Chi può caricare questa tendina è il controller, per forza. Come fa il controller a sapere quali sono i corsi da caricare? Ovviamente deve chiederlo a qualche altra entità che sia in grado di gestire questa informazione. Le scelte architetturali sono due. Il controller potrebbe chiederlo direttamente al DAO e quindi di fatto interfacciarsi direttamente col database, ma questa interazione avrebbe l'inconveniente, uno, che il controller si sporca perché deve conoscere i metodi più di dettaglio del DAO, ma soprattutto che quel dato lì, una volta usato, verrebbe dimenticato, verrebbe perso. In questa applicazione specifica non è così grave, perché poi quell'elenco viene memorizzato dentro la tendina, quindi se volessi potrei andare a recuperarlo anche in un modo molto sporco, andare a prendere un dato dalla vista, dall'interfaccia. Mentre invece sarebbe bene, e questo è il motivo per cui definiamo un modello all'interno della nostra applicazione, avere un luogo deputato a raccogliere le informazioni su cui l'applicazione lavora. Quindi, alla domanda, il controller come fa a conoscere l'elenco dei corsi? Lo chiede al modello, perché le informazioni sull'applicazione sono detenute dal modello. E questo spiega il significato di questo metodo all'interno del controller. Dentro il nostro controller abbiamo controller qua. Io ho detto, l'ho inserito nel metodo setModel perché viene richiamato all'inizio comunque dell'applicazione questo codice. Quindi fatto questo metodo setModel memorizza il modello, memorizza il riferimento al modello che è stato creato nel main e poi comincia già subito a usarlo. Noi avevamo un metodo anche nel controller che si chiama initialize, che è pensato appunto per fare inizializzazioni. Perché non ho messo qua dentro queste istruzioni? E il problema è che il metodo initialize viene chiamato dall'fxml loader appena finito di caricare il modello. Il grafo della scena. Quindi questo metodo initialize, questo metodo initialize qua, se vado a vedere il main, viene chiamato qui, quando faccio il load. Un metodo chiamato qui non può ancora avere accesso al modello che ho creato dopo. Ma anche se lo creassi prima questo modello, come faccio a passarglielo? Cioè il controller viene creato direttamente dall'fxml loader, dalla classe loader, e subito dopo averlo creato, inizializzato il grafo della scena, viene chiamato il metodo initialize. Quindi il metodo initialize può fare del lavoro preparatorio, ma usando solamente informazioni che sono presenti all'interno della scena stessa. Non può usare informazioni esterne perché è troppo presto. E quindi sono obbligato a ritardare un momento, ritardare a un momento successivo il popolare la tendina. Però l'ho messo qua, mi sembrava un posto, comunque questo metodo so che viene chiamato all'inizio, non è pulitissimo, ma per il momento mi soddisfa.
E qui ciò che faccio è molto semplice. Chiedo al modello, dammi l'elenco dei corsi, sotto forma di una collection di oggetti di tipo corso. Il modello è il detentore delle informazioni sul sistema, e quindi lui, detentore delle informazioni, mi dà questa informazione. Come faccia lui a reperirla non mi interessa, a livello di controller. So qual è l'azione che devo compiere, cioè popolare una tendina, so chi è che mi può dare le informazioni, il modello. Punto. È responsabilità del modello implementare quel metodo in modo che funzioni. Dopodiché, una volta che ho questo elenco, lo posso usare all'interno di questa, della tendina. Se andiamo a vedere, perché non mi fa la documentazione. Box corso, che è la choice box, andiamo a vedere, così vediamo un attimo. L'elemento choice all'interno contiene una proprietà che si chiama items. Andiamo anche a vederla nella documentazione. Choice box XML, dov'è? Scusate. Eccolo qua. Giusto per capire, perché ieri l'ho scritto, ma non è che me lo sono inventato cosa dovevo scrivere, no? Si va a vedere le informazioni che ci sono nella documentazione. Allora, per usare i controlli in modo, diciamo così, nuovo, un pochino avanzato, le fonti di informazione sono due. Da una parte ci sono i tutorial, che raccontano le cose, diciamo così, principali, più importanti. E poi c'è la documentazione completa, che è quella che trovate nell'API. Okay? Quindi se io vado a vedere la classe ChoiceBox, che ovviamente è più difficile da navigare, un pochino più approfondita, però è lì che ci sono tutte le informazioni. Vado a vedere la classe ChoiceBox, mi racconta che cos'è e mi dice che, la vediamo qui, no? Il primo esempio, che il modo per inserire degli elementi dentro una ChoiceBox è quella di aggiungere degli elementi all'interno di una proprietà che si chiama items. Quindi la ChoiceBox è un oggetto che ha una proprietà items, quindi posso ottenere questa proprietà attraverso il getItems, e questa è una collection, e come tutte le collection ha un metodo add, un metodo add all, eccetera, eccetera. Quindi se andiamo a leggere ci spiega questa cosa qui. Se vado a vedere la proprietà items, mi dice che è un observable list di un tipo programmabile T, un tipo configurabile T. Tipo configurabile che è configurabile direttamente a livello della ChoiceBox. Qui, se vi ricordate, quando abbiamo importato il controller, abbiamo detto, guarda che questa ChoiceBox è una ChoiceBox che per noi contiene oggetti di tipo corso. Quindi vorrà dire che al suo interno conterrà una proprietà che si chiama items, che a sua volta è una collection, la chiamo observable collection, poi un giorno ci prenderemo tempo per capire cosa sono queste observable, ma per ora immaginiamo che sono tipi particolari di collection che funzionano bene all'interno di JavaFX, che sono integrate con l'interazione dell'utente. Quindi contiene una lista di corso. Questa lista di corso io la posso utilizzare, quindi io ho il mio metodo getItems, mi restituisce questa lista, e come tutte le liste può essere manipolata da noi. Io avevo già un elenco che è corsi, che è una collection list, non observable list, vabbè, ma posso, con almeno di un po' di conversione, in questo caso per fortuna, vedete che il metodo addAll riceve come parametro una qualunque collection.
addOL riceve come parametro collection, non list. Quindi sia le list normali che le observable list sono entrambe figlie di collection. Quindi il metodo addOL funziona anche se quella che ho io, che mi ritorna il modello, è una list, non è un observable list, e invece la choice box usa internamente un observable list. È un tipo di list diverso, ma sempre collection sono, quindi grazie al fatto che il metodo addOL lavora a livello più alto delle ereditarietà delle interfacce, mi dice, io accetto una qualunque collections, questa sintassi qui è un po' difficile a leggere, punto interpretativo extenso corso, una qualunque collections che sia fatta di oggetti che siano sottoclassi di corso. Corso oppure una sua sottoclasse, qualcosa di riconducibile a un corso, di cui posso fare il cast a corso. E qui noi abbiamo aggiunto questo elenco di oggetti. Dimentichiamoci per un attimo ancora del modello. Aggiungere questi oggetti significa, a livello di applicazione, spero di aver lanciato il database, esatto, avere questa tendina un elenco di oggetti aggiunti. Allora, questa tendina in realtà non ci piace, già ieri non ci è piaciuta molto vederla così, siamo stati contenti che qualcosa dentro c'era, ma il problema è che c'era della roba che non vogliamo, item 1, item 2, item 3, da dove arrivano questi item 1, 2, 3? Arrivano direttamente dall'fxml. L'fxml, se andiamo a vedere, per quella choice box, ha definito al suo interno tre item di tipo stringa. Chi ce l'ha messi dentro? Ce l'ha messi lo Sim Builder, versione 1.1. Se usate la versione 2 non ce li mette dentro, quindi avete un problema in meno perché non ce li mette, ma un problema in più perché poi se lo dovete aggiungere dovete farvi voi questa parte. Possiamo decidere di cancellarli da qua direttamente, così non ci sono nella lista, oppure per maggior sicurezza nel controller, prima di aggiungere delle cose, svuotiamo la lista stessa. Quindi possiamo dire, beh, prima di aggiungere delle cose, questa lista la vuotiamo, metodo clear che funziona su tutte le collection. È la struttura più conservativa. Se per caso ci fosse già stato qualcosa, lo tolgo e poi ci aggiungo del mio. Va anche bene questo schema nel caso in cui questa stendina la dovessimo aggiornare più volte, a rinfrescare se si cambia qualcosa. Forse domani in laboratorio vi proponiamo qualcosa del genere. E quindi questo clear mi dovrebbe togliere dai piedi il problema dell'item 1, 2, 3. E infatti ha solo queste cose. Queste cose che cosa sono? Sono la rappresentazione degli oggetti, infatti ti dice il nome della classe, chiocciola, un numerino in base a 16, che rappresenta in realtà la locazione, l'indirizzo di memoria sullo heap di Java in cui è stato istanziato quell'oggetto, rappresenta appunto la rappresentazione di un oggetto sotto forma di stringa. Chi è che genera questo? Genera questo messaggio qua, viene generato dal metodo toString della classe object. Ogni oggetto può avere un metodo toString, in realtà il padre di tutti gli oggetti, che è la classe object, ne definisce uno di default, toString, in modo che sia sempre possibile stampare o convertire in stringa un oggetto, avere una rappresentazione sotto forma di stringa di un oggetto, solo che la rappresentazione di default fa schifo, no? Che è questa. Allora, se noi vogliamo che in questa tendina compaia un certo formato, lo possiamo fare banalmente andando a ridefinire il metodo toString della classe corso. Quindi noi andiamo in corso che era il nostro, vediamo questa applicazione, corso che era il nostro bin, dunque eravamo nel package bin, corso, aggiungiamo un metodo public string toString dell'oggetto stesso e cosa possiamo fare? Possiamo scrivere il nome del corso tra parentesi il codice, una cosa
qualcosa del genere. Quindi abbiamo, quindi poi siamo nell'oggetto, ricordiamoci, corso che ha queste proprietà, crediti, nome, periodo didattico, eccetera, eccetera. A noi interessa il nome e il codice di insegnamento. Quindi io posso restituire qualcosa del tipo una stringa formata dal nome del corso, ne so, parentesi quadra, il codice del corso, chiusa parentesi quadra. E il primo è nome, dis.nome, e il secondo è dis.codice di insegnamento. Return, pardon. Quindi decido qual è il modo in cui quell'oggetto, quando viene convertito in stringa, viene rappresentato. Qui non ci metto un barra m, non vado a capo qui, perché la stringa si rappresenta l'oggetto, poi per stamparlo dovrò poi andare a capo, eccetera. In questo caso no, perché è dentro una tendina. Non pensiamo a come viene usato, dove viene usato, perché potrà venire usato in mille posti diversi. Quindi, avendo io esteso l'oggetto corso, ridefinendo il metodo toString di default, che era quello di object, in teoria la tendina adesso è popolata in modo leggibile. Sono gli stessi identici oggetti di prima. La tendina contiene al suo interno un elenco di oggetti. Di oggetti. Quando apro la tendina chiede a ciascun oggetto come vuoi essere visualizzato e lui restituisce con una stringa. Risponde con una stringa che viene inserita qua e l'utente vede. Ma è diverso rispetto a creare una tendina che contenga al suo interno delle stringhe. Perché se io creo una tendina che contenga al suo interno delle stringhe, quando poi l'utente seleziona questo, vabbè, io vedo l'intera stringa, economia, spazio tendenziale, spazio aperta quadra, chiusa quadra, e sapere qual è il corso corrispondente, il suo codice, devo andare a spulciare dentro la stringa, trovare dove sono le parentesi quadre, sperando che non fossero già nel nome del corso, se non mi incasino, diventa un lavoro, no? Antipatico. Viene visualizzata la stringa, ma dentro viene memorizzato l'oggetto. Ok? E quindi quando premo su cerca, casualmente, mi dà già l'elenco giusto. Perché mi dà l'elenco giusto? Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto ieri. Quindi finora quello che abbiamo fatto è rendere la tendina, fare in modo che contenga l'elenco dei corsi e che vengano visualizzati decentemente. Tutto il lavoro ovviamente l'ha fatto il modello. Il controller si è... occupa di tenere insieme i pezzi, no? Collegare i fili, prendo un dato di qua e metterlo di là e così di questo genere. Quando premo il bottone cerca, attivo il metodo doCerca, che avevamo già modificato ieri, ma lo rileggiamo così rifacciamo il punto, chiedo alla tendina, allora questo metodo doCerca viene attivato quando premo il bottone, questo qui. Lui va a prendere la tendina box corso e chiede alla tendina dimmi qual è l'elemento attualmente selezionato, get selected item. Elemento attualmente selezionato che, poiché la tendina è una choice box di corso, sarà un oggetto di tipo corso. Qui non mi restituisce il testo visualizzato, mi restituisce direttamente l'oggetto. E allora a questo punto l'oggetto corso lo posso usare per andare a interrogare gli studenti e visualizzarli, eccetera. Quindi una serie di passaggi in meno, proprio perché all'interfaccia utente riesco a memorizzare e farmi ritornare direttamente degli oggetti che quindi sono già corretti, sono già stati inizializzati e controllati a modo. Okay. Il motivo per cui questi corsi compaiono qua in ordine alfabetico, in realtà qua vengono elencati nell'ordine con cui il modello me li restituisce, quindi in questo caso è il modello che ha deciso di restituirli in ordine alfabetico. E quindi andiamo a vedere cosa fa il modello. Il modello qua sotto implementa il metodo getCorsi, che di fatto chiede al DAO l'elenco dei corsi e me lo restituisce. Con in più, in questo caso, un piccolo meccanismo
per ricordarsi questo elenco, perché se da quel momento in avanti servisse questa informazione per altri scopi, ce l'ho già. È un elenco che non è sterminato, non è 100.000 studenti, ma sono solamente, forse anche tutte le politecniche, sono qualche centinaio di corsi, vale la pena tenersi in memoria se mi dovessero servire. Ad esempio. Ma questa è una strategia del modello, il controller non interessa, il controller interessa che quando chiamo getCorsi mi dia l'elenco dei corsi. Se poi il modello se lo inventa, ha fatto la query al tempo del costruttore, rifà la query ogni volta, la fa la prima volta e poi si ricorda il risultato, sono tutti problemi del modello. E quindi anche qua abbiamo separato quello che è la strategia di gestione dei dati, modello, dall'utilizzo di questi dati, il controller, dall'interrogazione vera e propria del database che viene fatta dal DAO. Il DAO per sua natura non memorizza niente, fa e basta, esegue la query nel momento in cui gliela chiede. Poi se il risultato serve, serve ad altro, è il modello che lo gestisce. Dimmi. Nel caso tu dici in cui i dati nel database potessero, cioè l'elenco dei corsi potesse cambiare. Allora, qui ci sono due casi diversi. O io sono l'unico utente di questa applicazione o non lo sono. Cioè nel senso che se questo database può gestire degli accessi concorrenti da parte di più utenti che usano la stessa applicazione e applicazioni simili. Allora, in questo caso, che è il caso più complesso, non mi posso fidare. No, nel senso che io leggo dei dati, ma un secondo dopo questi dati potrebbero essere già vecchi, perché qualcun altro può averli cambiati. Allora, in questo caso, tecniche di caching di questo genere sarebbero da non fare. Non fare. Oppure avere dei meccanismi diversi, ma diventa più complicato, per sapere se qualcun altro l'ha modificato. Basato sul timestamp, lascio lì la data, l'ora dell'ultima modifica, ma poi è rischioso perché se poi l'altro non la fa, non aggiorna questo timestamp, io me lo perdo. Quindi, di fatto, se ho come capita in un sito web ad esempio, più utenti che lavorano, no, perché si collegano tutti allo stesso database, ogni volta mi rifaccio le query da zero, perché sennò rischio di perdere un dato. Se invece io so di essere l'unico utente, allora se il database cambia, cambia per merito mio o per colpa mia, perché magari ho cancellato un corso o l'ho aggiunto. Allora posso avere un meccanismo, se l'applicazione che controlla è una sola, un metodo per cui il modello stesso, perché poi se ho aggiunto un corso, ci sarà stato nel modello un metodo public void add corso, e qui passa un corso, sì. Giusto? E questo qua a sua volta chiamerà il DAO per aggiungere il corso vero e proprio. Ma che cosa farà questo metodo qua? Farà corso uguale null, DAO.addCorso. Poi devo istanziare il DAO, eccetera, no? La logica è del tipo, ma io, se io so che lo sto modificando, so anche, perché sono sempre io, modello, che mi ero tenuto in memoria una copia vecchia. Allora, invalido la copia vecchia prima di fare le modifiche, in modo che la prossima volta in cui avrò bisogno della stessa copia, sono sicuro di andare a richiedere al database. Questa è una strategia. Un'altra potrebbe essere dire, ma perché devo invalidare e rifare la query? Aggiungo un elemento alla collection, tanto so quale sto aggiungendo. Quindi anziché fare corsi uguale null, potrei fare direttamente in alternativa corsi.addc. Però mi sballa l'ordinamento alfabetico in questo caso, a meno che la collection non sia ordinata. Cioè le tecniche sono molte. Se sono solo io a poter accedere al database e quindi so a monte l'istante in cui modifico una struttura dati. Se invece ci sono accessi concorrenti, no, non posso fidarmi e quindi faccio la query. Prego. Ok. Togliamo questo. Ma teniamolo a futura memoria. Chissà mai che serve. Ok. Vabbè, poi a livello più basso c'è il DAO che fa la query, che abbiamo visto relativamente semplice, dammi tutti gli elementi della tabella corso, order by nome, ecco qua, da dove arriva il fatto che sono ordinati,
perché nella query già l'avevamo chiesto. Abbiamo spezzato le operazioni in più livelli, ovviamente, no? Il livello più basso abbiamo il DAO che lavora col database, a livello intermedio abbiamo il modello che di fatto fa da buona parte il passacarte verso il DAO. Cioè, gli arriva una richiesta, in realtà i dati li ha il DAO, però internamente può mantenere dei dati memorizzati. In questo caso l'elenco dei corsi o altre cose, magari il fatto già dei metodi, anche dei metodi in più sui dati, no? Una volta che ho questa collection, se devo fare delle ricerche, dimmi quali sono tutti i corsi dello stesso semestre, lo posso fare sui dati che ho già in mio possesso, senza necessariamente fare delle query ogni volta. L'idea è che i metodi di questo, quella copiata al modello più il DAO, siano abbastanza indipendenti dall'applicazione. Infatti vedete che qua non c'è nessun riferimento al controller o altre cose che siano, diciamo così, a livello di applicazione. E poi abbiamo il controller, che a questo punto è molto pulito, perché ogni volta che bisogna di leggere o scrivere un dato, chiede sempre al modello, ci pensa lui. Se vogliamo rispettare bene questo pattern, il controller che chiede al modello, il modello che eventualmente, se gli serve, accede al database attraverso il DAO, dobbiamo anche ritoccare un po' il metodo doCerca, perché il metodo doCerca veniva esplicitamente creato e utilizzato il DAO. Quindi questa operazione qua la dovremo nascondere dentro il modello. Quindi qua non devo più fare così, ma dato il corso, l'oggetto corso che ho, dovrei dire che la mia lista di studenti, il mio elenco, con S maiuscola, non lo chiedo, pardon, a un DAO, ma lo chiedo direttamente al modello. Che potrebbe essere get studenti by corso, in cui passo direttamente il corso. Butto via queste due righe sotto e chiedo al modello: senti caro modello, se questo è un corso, e qui salgo giù un pelino di livello perché ragiono in termini di oggetto corso e non più di stringa che contiene il codice del corso, ti passo già l'oggetto corso, dammi gli studenti che sono iscritti a quel corso sotto forma di lista. Quindi prendo i dati dell'interfaccia, interagisco con il modello per avere le informazioni che mi servono e poi qui lavoro di nuovo a livello di interfaccia per formattare il risultato. Get studenti by corso, non c'è questo metodo nel modello, me lo devo implementare ovviamente. Ma questo metodo non è altro, in questo caso non devo fare nulla di più che ribaltare la richiesta al DAO. Quindi creo il mio DAO. List studente by codeins, in questo caso il metodo del DAO lavorava con le stringhe perché era vecchio, vabbè, lo possiamo modificare prendendo il codice di insegnamento dall'oggetto corso. Oppure potremmo fare un overloading di questo metodo a livello del DAO, fare in modo che accetti anche un oggetto tipo corso. In questo caso va bene. Quindi un po' fa anche da adattatore il modello a volte tra un'interfaccia più astratta che voglio offrire al controller e dei metodi più concreti che contengono anche dei parametri più di basso livello, in questo caso stringhe, che sono i metodi implementati dal DAO. Allora, avendo fatto questo passaggio, se io torno al controller ho il lusso di poter dire il controller non ha più visione sul DAO, ma solamente sul modello. Quindi il controller vede i bin, vede il modello perché gli viene passato, test feed in questo caso non lo usiamo più, quindi lo possiamo togliere,
e quindi è isolato rispetto alla rappresentazione fisica del dato. Se voglio fare un passo in avanti, posso anche farlo qui, così come abbiamo fatto su corso, come abbiamo definito un metodo toString per definire come viene visualizzato nelle tendine, possiamo fare la stessa cosa anche su studente, anziché, altrimenti string format messa qua, un'altra string format messa là, non c'è nessuna garanzia che poi tutte le volte che devo stampare lo studente venga stampato nello stesso modo. Facciamolo fare all'oggetto studente. E quindi torniamo giù, su studente, e aggiungiamo anche per lui un bel metodino toString, che dice come deve essere formato la rappresentazione di uno studente. Adesso possiamo mettere cognome, nome e tra parentesi la matricola, che adesso non stampavamo. %S, %D, tra parentesi. Chiusa tonda, questo. E qui gli passo a questo punto il cognome, il nome e matricola, punto e virgola. E allora a questo punto diventa molto più semplice anche il controller, molto, diventa più semplice anche il controller, in cui semplicemente aggiungo la chiamata al metodo toString del oggetto stesso, e poi devo ricordarmi di mettere una capo, perché ovviamente toString non lo dà. Stiamo frammentando le cose, anziché avere un metodo lungo con tante cose dentro, cerchiamo di fare tanti metodi semplici, ognuno fa un pezzettino di lavoro, lo fa ragionando a un certo livello e ha l'implementazione di poche righe, delegando poi agli oggetti opportuni il lavoro più di basso livello. Tipo la formattazione di come stampare uno studente lo fa lo studente, la classe studente. La cosa bella è che in tutto questo non c'è informazione alcuna di quali siano i campi della classe studente. Quindi se domani dovessimo cambiare la presentazione di uno studente, ne so, adottare un modello latinoamericano in cui ci sono due cognomi e non uno solo, vabbè, aggiungeremo cognome 1, cognome 2, questo non tocco. Ok, vediamo se funziona, oltre a bene che piacerci a belle parole, continua a funzionare, per fortuna, e la rappresentazione stampata è leggermente diversa, ma ce l'aspettavamo perché abbiamo aggiunto anche la matricola tra parentesi. Ok? Tipo di applicazione che stiamo facendo adesso, tutto sommato ha dei modelli molto semplici, molto trasparenti, perché alla fine le cose che dobbiamo fare sono quasi sempre lo stesso dato che c'è in database. Poi quando penseremo a applicazioni un pochino più complesse, che devono gestire strutture dati più articolate, allora si vedrà di più che il modello fa del lavoro, gestisce dei dati, quando parliamo di grafi ad esempio, e poi una struttura dati che non c'è nel database, mi devo fare io all'interno del modello e poi la uso all'interno. Quindi lo apprezzeremo meglio. Però cerchiamo sempre di mantenere questi livelli. Dimmi. Senza crearlo ogni volta? Tu dici, dove sono il model, tu dici io potrei definire qua iscritti DAO uguale
me lo creo qua a livello di istanziazione della classe e poi e così evito di doverlo istanziare in ogni metodo. Il DAO non ha un costruttore, non ha lavoro da fare, non c'è un metodo costruttore che faccia del lavoro, per cui chiamare una volta, chiamare 100 volte la costruzione di quell'oggetto non sto risparmiando nulla, proprio perché non ho stato locale, non ho proprietà, non ho metodi da eseguire. Neanche? No, direi di no, perché nel caso particolare di un oggetto di tipo DAO, lui deve avere disporre dei metodi di servizio. Quindi proprio un oggetto usa e getta, da questo punto di vista. Quindi, dal punto di vista prestazionale non vedo, non ci guadagno nulla. Dal punto di vista, diciamo così, implementativo, beh, la new devo farla da qualche parte, posso benissimo farla in ogni metodo, anche perché se avessi più oggetti di tipo DAO all'interno del metodo prendo quello che mi serve. Ok? Poi per divertimento, io qua vi ho messo un trucchetto, nel senso che è un trucco, una piccola sfida o cosa del genere, in cui se vedete qua la finestra ha un titolo e anche un'icona. Quiz, come si fa a farlo? Non ve lo dico. Trovate voi come si fa a mettere un'icona legata all'applicazione, che è poi è la stessa icona che fa vedere Windows nella barra sotto, insomma, e il titolo alla finestra. Il titolo è banale. Dai, lo dico perché è facile. Cos'è la finestra? Qual è l'oggetto JavaFX che rappresenta la finestra? Stage, non è scene. Allora, stage avrà una proprietà che si chiamerà title, no? Scritta facile. L'altra invece deve andare a cercare. L'esercizio 3 è una variante del 2. Non ve lo faccio, però ci voglio ragionare un attimo insieme a voi. Veramente sono 3 righe di modifica, cioè, poi di lavoro in JavaFX, ma qualcosa devo pure lasciarvi da fare. Quindi vi invito a farlo, poi io la soluzione ve la metto per confronto. Potete benissimo partire dalla versione dell'esercizio 2, che diciamo oggi pomeriggio pubblico, e provare a sviluppare il 3. Cosa dice? Dice, l'utente dovrà selezionare il codice di 2 corsi diversi tra di loro, attraverso altrettanti menu tendina, e il programma dovrà mostrare l'elenco di tutti gli studenti che risultano iscritti ad entrambi i corsi. Quindi, gli studenti iscritti contemporaneamente al primo corso e al secondo corso tra quelli scelti nella tendina. Allora, a livello di controller è facile, perché avrò, vabbè, nella scena avrò 2 tendine, le chiamerò box 1 e box 2, come voglio, 2 choice box, che popolo nello stesso modo, cioè così come ho popolato la prima, uguale a popolare la seconda. Il bottone cerca andrà a prendere non un oggetto corso, ma due, vabbè, il lavoro è sotto. Dovremo a questo punto implementare un metodo che sia, anziché un get studenti by corso, sarà un metodo che possiamo chiamare nel modello, e sto parlando get studenti comuni a 2 corsi, o un nome più breve, che riceve come parametro non un corso, ma 2 corsi. Fin qui tutto standard. Il ragionamento parte da qui. Come fa? Come sceglie di lavorare quel metodo? Io ci vedo almeno 2 modi. Un modo è dire questo metodo che deve trovare l'elenco di studenti comuni a 2 corsi, chiede al DAO, dammi l'elenco di tutti gli studenti del primo corso, poi chiede al DAO, dammi l'elenco di tutti gli studenti del secondo corso, e quindi ho 2 liste, e poi uso i metodi della collection per fare
fare l'intersezione di queste due liste. L'intersezione, cioè solo salvare i metodi, gli oggetti di una lista che sono in comune con l'altra lista. Datevi a vedere l'interfaccia lista o l'interfaccia collection qual è il metodo che fa queste cose. Ce n'è uno che fa esattamente questo. Non mettetevi a fare doppi loop for, no, per scandire gli elementi. Ragioniamo in termini di insieme quali semplici sono i metodi. Ok, questi metodi funzionano perché noi abbiamo definito bene il metodo equals. Perché se no sono fatte due liste con due oggetti, ho lo stesso corso, ma sono due oggetti Java diversi, perché sono stati stanziati in due query diverse, che contengono le stesse informazioni. Per scoprire che sono lo stesso, rappresentano lo stesso, che i due oggetti diversi sono in realtà da considerarsi uguali, devo aver implementato l'equals correttamente. Qui l'ho fatto, no? Però questi metodi qua che lavorano sulla fusione, di unione, intersezione, di collection, eccetera, funzionano solo se l'equals è fatto bene. Innanzitutto si è fatto. Quindi un modo, faccio le query prendendo gli elenchi e poi lavoro a livello di collection facendo l'intersezione. Seconda alternativa, ribalto sul DAO. Aggiungo al DAO un metodo, e ovviamente la query si complica perché devo trovare, ma questo è il tipico esercizio che facevate a metà del corso di base dati, trovare l'elenco degli studenti che siano iscritti contemporaneamente a un corso o l'altro corso. È una gioia tra tabelle, in cui devo istanziare due volte la tabella iscritti e una volta la tabella studenti, se da farsi venire un po' di mal di testa per quei 5 minuti, e poi salgo fuori. E allora ho un metodo specializzato del DAO che scarica la complessità sul database. E quasi sempre c'è questa scelta progettuale. Faccio lavorare il database che mi dà già i dati esattamente che mi servono, oppure il database chiedo dei metodi più generici e poi lavoro a livello dei dati che ho ottenuti all'interno del programma. Cosa è meglio? Normalmente, dal punto di vista dell'efficienza, è meglio scaricare sul database. Il database è fatto apposta agli indici, all'ottimizzatore interno, e poi se gli chiedo un elenco, magari ho 200 studenti di qua, 200 studenti di là, e le intersezioni sono solo 10, evito di farmi dare 200 più 200 e poi buttare via 190 più 190. No? Lo fa già lui, mi restituisce solamente quei 10. Quindi da questo punto di vista tende a essere più efficiente. D'altra parte, immaginate questo povero DAO che si popola di 200 milioni di metodi molto molto ad hoc. Molto molto su misura sulle esigenze dell'applicazione. Questa esigenza qui è un'esigenza applicativa. Nell'interfaccia voglio fare sta roba. Ma immaginate voi di aver dato questo database e esservi divisi i lavori, no? Io faccio l'interfaccia e tu fai il database. Quindi tu fai il DAO e io faccio il modello controller. Allora, vi sarebbe venuto in mente, diciamo, faccio il DAO più figo possibile per sta roba qua. Vi sarebbe venuto in questo DAO più figo possibile, scusate il termine, più elegante, più completo possibile, vi sarebbe venuto in mente di fare un metodo che restituisce l'elenco di studenti comune due corsi? No, a me no. Cioè, allora vuol dire che sto spingendo verso il basso dei metodi, delle implementazioni che sono utili in un caso particolare molto specifico, quindi diminuisco un po' la generalità dei livelli più bassi. Inquino verso il basso. E non è vietato, per carità, un metodo in più, se poi a nessuno serve, non fa male a nessuno, se non il fatto che poi va mantenuto nei secoli dei secoli, una volta che l'ho fatto. Quindi la scelta in realtà non esiste, cioè non esiste la regola per dire meglio in un modo o meglio nell'altro, sono dei pro e dei contro. È chiaro che c'è un grosso problema di efficienza, grosse quantità dei dati, facciamo lavorare il database. Se i dati non sono così tanti e l'esigenza è sporadica, è di nicchia, vabbè, allora facciamo lavorare già. In mezzo ci sta il mondo, nel senso che ci sono tutte le combinazioni possibili. Però prendetelo come domanda da farvi. Chi la fa questa elaborazione? Chi lo fa questa operazione? La fa il modello o lo fa il database? Lo facciamo fare al database. Se andate a vedere poi,
quando ci arriveremo anche ai temi d'esame, molti degli esercizi proposti si potranno proprio leggere in due modi diversi. E dipende anche se ti senti molto più forte sulla parte di SQL oppure sulla parte di collection. Quello che è da non vedere è prendersi i dati e poi prenderli in mano uno a uno. Cioè trovare gli elementi comuni a due collection, se io vedo una persona che fa il doppio loop per farli confrontare, vuol dire che non ha molto capito lo spirito delle collection, per essere gentile. Quindi se penso di farlo in casa, lo faccio con i metodi efficienti che ci sono. Quindi vi invito a provare a giocare a questo e provare eventualmente a pensarlo e a risolverlo nei due modi possibili. Così vi rendete conto dei pro e dei contro. Ok? Domani in laboratorio avete gli esercizi che lavorano sempre su questo database, quindi eventualmente potete costruire a partire dagli esempi che abbiamo fatto in aula, avete già tutto il DAO, i Bing, eccetera, su cui potete poi costruire altre cose, altre applicazioni, ma non dovete partire da zero e quindi nel tempo a disposizione delle 3 ore di laboratorio magari riuscite a fare più cose, più esercizi, più esperimenti. Ok? Ciò che non abbiamo fatto, ma direi che non ci dedicheremo particolare tempo, se non, è la modifica del database. I metodi di creazione, aggiornamento, eccetera, finora non abbiamo fatto esercizi, né probabilmente ne faremo. No? Sono importanti, altrettanto importanti. Però il focus del corso è più sulla parte algoritmica, quindi ciò che ci preme inizialmente è riuscire a avere i dati. Non tanto poi modificarle, eccetera. La parte interfaccia per modificare e inserire è molto pallosa perché ci sono tutti i controlli da fare, eccetera, eccetera. Poi alla fine c'è la chiamata al DAO che li inserisce, ma quello è il meno. Quindi questa parte qui, in un'applicazione reale, sarebbe da fare, ma vi anticipo già che in questo corso direi che la stiamo sorvolando pesantemente. Ok. Se non avete domande, io considero chiuso l'esercizio, al netto del fatto che provate a fare il punto 3 e poi mi fate le domande se avete dei dubbi, e passerei invece a cominciare a introdurre l'argomento nuovo, che è qua, che è la ricorsione. Questa mezz'oretta cominciamo a introdurlo, poi ovviamente settimana prossima ci andiamo pesante. Allora, la ricorsione è qualcosa che è facilissimo da dire parole, ma richiede veramente un processo digestivo abbastanza, diciamo così, lento o impegnativo, forse più giusto impegnativo. Però è alla base di moltissimi, diciamo tutti gli algoritmi che devono lavorare su strutture dati un po' complesse, che non siano semplicemente fare elenchi. Finora abbiamo fatto elenchi, no? Elenchi filtrati sulla base di qualche caratteristica, ma poco altro. Quindi cerchiamo di capire poco per volta, definiamo il concetto generale, poi vediamo una serie di esempi via via più complicati, vedremo chiaramente la settimana prossima, una serie di esempi via via più complicati. Allora, la ricorsione di fatto si definisce così. Un metodo ricorsivo, una funzione ricorsiva, una procedura ricorsiva, insomma una parte di programma che sia ricorsiva, la chiamo ricorsiva se, pensiamo a un metodo ricorsivo se all'interno della definizione del corpo del metodo avviene una chiamata al metodo stesso. Quindi io ho un metodo Pippo, di un oggetto qualsiasi, che dentro fa delle cose e a un certo punto una delle istruzioni di quel metodo chiama Pippo. A sua volta richiama il metodo Pippo. Quindi potenzialmente entra in un giro infinito, no? Nel senso che entra il metodo Pippo, faccio istruzione 1, 2, 3, 4, la quinta è di nuovo Pippo. Allora cosa faccio? Richiamo Pippo e ricomincio dall'inizio. E poi quando arriverà la quinta istruzione, c'è di nuovo Pippo e lo richiamo di nuovo dall'inizio.
sembra quasi un modo per farsi del male, diciamo, il programma si va in palla così. Invece vedremo che non è vero. Anzi, se no, non se facciamo attenzione. Oppure, se vogliamo la definizione un pochino più ampia, può darsi che il metodo Pippo non chiami se stesso, ma chiami Pluto, il quale a sua volta chiami Paperino, il quale a sua volta chiami Pippo. Quindi la ricorsione c'è ma non si vede, o è nascosta attraverso una serie di chiamate. Quindi all'interno della sua definizione c'è una chiamata a un altro metodo che direttamente lui, oppure indirettamente, quindi altri metodi da lui chiamato, alla fine chiama il metodo di partenza. Questo per quanto riguarda l'aspetto sintattico. Un metodo ricorsivo contiene una chiamata a se stesso oppure una chiamata ad altri metodi che prima o poi chiamino a se stesso. Un algoritmo ricorsivo è ricorsivo quando contiene al suo interno almeno un metodo ricorsivo. Si basa sull'esistenza di un metodo di tipo ricorsivo per portare a termine il suo lavoro. Classico esempio di ricorsione, questa è vecchissima, è un libro di Niklas Wirth del 1970 qualcosa sul Pascal, sul linguaggio Pascal, quando prima della diffusione del linguaggio C si usava in ambito accademico Pascal, e già all'epoca appunto esisteva questo problema, perché poi era questo problema, questo approccio ricorsivo che è la base di moltissimi algoritmi. Vediamo un esempio semplice, poi non detto che sia la soluzione più efficiente, ma per capire dal punto di vista sintattico cosa succede. Allora, immaginiamo di voler calcolare il fattoriale di un numero. Quindi se andate a prendere il libro di analisi che avete bruciato, vi dice il fattoriale di 0 per definizione vale 1, e il fattoriale di qualunque numero intero maggiore di 0, cioè maggiore o uguale a 1, si può ottenere per definizione moltiplicando il numero n per il fattoriale del proprio antecedente, del numero precedente. Questa è la definizione. Fattoriale di 17, che cos'è? 17 moltiplicato il fattoriale di 16. Allora, questa è una definizione tipicamente matematica e tipicamente ricorsiva, che definisce che cos'è un fattoriale di n in termini di un altro fattoriale. E allora, per sapere quant'è quell'altro fattoriale, a sua volta applico la definizione che me lo definisce in termini di un altro fattoriale ancora, sperando di fermarmi prima o poi. Ma per fortuna, quando arrivo a 0 mi fermo. Perché in questo caso mi definisce il fattoriale in termini assoluti, non più in termini di se stesso. Allora, se noi pensiamo di tradurre questo in un metodo di una classe che implementi il calcolo del fattoriale in modalità ricorsiva, allora possiamo tradurre pari pari. Dato un intero n, calcolo il fattoriale dividendo due casi. Se n è uguale a 0, il risultato è 1. Altrimenti, cosa calcolo? Calcolo il fattoriale di n-1, e moltiplico il risultato per n, e questo sarà il risultato, cioè il fattoriale di n. Quindi qui il caso del fattoriale di n-1 è questo pezzo qui dell'espressione, moltiplicato per n è questo pezzo qui dell'espressione, il risultato sarà il fattoriale di n. Allora, cosa succede qui? Chiamiamo il fattoriale di 5, n uguale 5. Allora, entro in questo metodo, n uguale 0 è falso, quindi entra qua. Allora mi dice, calcola il fattoriale di 4. Quindi io ho una chiamata al metodo fattoriale di 5, che prima di rispondere dovrà chiamare un'altra chiamata, un altro metodo che si chiama fattoriale di 4. Quell'altro metodo in realtà è di nuovo lui, ma lui non lo sa. Allora, il fattoriale di 5, che era qui, dice, ok, per andare avanti calcolo il fattoriale di 4, poi faccio altre cose.
Allora, come ogni volta che chiamo un metodo, il chiamante rimane in attesa che il metodo termini. Chiamate un altro metodo, lui fa il suo lavoro, quando il metodo termina con un return, io vado avanti. Okay? Allora, io ho fattoriale di 5, rimango in attesa perché ho chiamato il metodo fattoriale di 4. Io sono fattoriale di 4 adesso, appena nato. E cosa faccio? Vado a vedere, ah, 4 è diverso da 0, e quindi, ah bello, come prima cosa devo chiamare il fattoriale di 3. Quindi chiamo un metodo e rimango in attesa che ritorni questo metodo. Chiamo il metodo fattoriale di 3, che fa lo stesso ragionamento. Il quale chiamerà fattoriale di 2, poi chiamerà fattoriale di 1, guarda, sono tutti lì in fila in attesa. Dico fattoriale di 1, fattoriale di 2 sta aspettando che io finisca, fattoriale di 3 sta aspettando che il 2 finisca, il 4 di 3 finisca, eccetera. Ma io fattoriale di 1 ho ancora un n che è diverso da 0 e quindi devo chiamare fattoriale di 0. E quindi il numero rimane atteso. Il fattoriale di 0 finalmente vuol dire che fa 1. Io so il risultato è 1. Il metodo va in fretta, gli fa il numero 0, sì, più per 1. Quindi la chiamata fattoriale di 0 ritorna un 1, che questo 1 è il risultato della chiamata del caso fattoriale nel chiamante che era fattoriale di 1. E quindi il fattoriale di 1 che era in attesa che il fattoriale di 0 finisse, non è più in attesa perché il fattoriale di 0 è finito. Finito, sostituito il valore 1. Riga sotto, allora lo moltiplico per n che vale il valore 1. N vale 1, risalta vale 1, 1 per 1 fa 1. E quindi ho detto il fattoriale di 1 vale 1. Ho finito, ritorno al risultato, al mio chiamante che era fattoriale di 2. Che a questo punto non è più in attesa che ritorni il fattoriale di 1 perché è ritornato col valore 1. E quindi dice ok, è ritornato col valore 1, 1 per 2, perché n vale 2 qui, in questo posto qui. 2 per 1 fa 2. Posso ritornare e quindi fattoriale di 3 che era qua in attesa smette di attendere perché dal fattoriale di 2 è arrivato il risultato 2 che lo moltiplico per 3, n vale 3 qui, moltiplico per 3 fa 6, ritorno al 6 al mio chiamante che era il fattoriale di 4, fattoriale di 4 vede che il ricorso di fattoriale chiamato su 3 fa 6, lo moltiplico per 4 fa 12, n vale 4, 4 per 6 fa 12, il fattoriale di 4, giusto? No, 4 per 6 fa 24, fa 24, e quindi il fattoriale di 4 può ritornare al suo chiamante che era il fattoriale di 5, che dice, ok, allora ricorso in fattorial di 4, io il fattoriale di 5 è rimasto in attesa mentre succedeva tutto questo casino, ma lui non lo sa cosa è successo, sa che ha chiamato un metodo e questo metodo prima o poi ritornerà. Ricorso in fattorial restituisce n-1, era 4, ricorso in fattorial di 4, voi dite che è 24, lo moltiplico per 5 che fa 120. E questo è il risultato del fattoriale di 5. Un modo un po' contorto, eh? Dimmi. No, non serve a niente questa riga qua. Perché avevo, forse nella prima versione avevo scritto return result qua sotto e poi ho messo direttamente 1. Non serve a niente questa riga. Vabbè, a parte la messa in scena, abbiamo imparato che anche da un metodo che richiama se stesso si può finire il lavoro in un tempo utile e non necessariamente andare avanti all'infinito. È importante che a un certo punto ci si fermi, ci sia qualcuno che dica io la risposta la so e poi si ripropaga la catena all'indietro. Dal punto di vista del meccanismo del linguaggio non c'è nulla di speciale. Un metodo chiama un altro metodo, il metodo chiamante rimane in attesa, il metodo chiamato fa il suo lavoro partendo dall'inizio. Quando il metodo chiamato finisce,
il controllo ritorna al chiamante che prosegue come se nulla fosse successo, con in mano, in questo caso, il risultato. Il problema è nostro, che ci confondiamo perché quel metodo è lo stesso, ma non dobbiamo pensare che non sia lo stesso, ma sia un'altra copia di se stesso. L'altra difficoltà che abbiamo è che se il metodo A chiama il metodo B, e il metodo B chiama il metodo C, e il metodo C chiama il metodo D, hanno tutti nomi diversi, e la sequenza di chiamata non solo è finita, il numero finito di passi, ma è definita, è esplicita. Io so chi chiama D. E finisce lì. Mentre invece in questo caso il numero di chiamate che si attivano dipende dal valore di n. Quindi non riusciamo mentalmente a figurarci l'intero insieme di chiamate, cosa fa il programma. La prima era comunque un casino, perché avevamo il controller che chiamava il modello, che chiamava il DAO, che chiamava il database. C'erano 5-6 livelli, ma erano quelli, erano definiti. Posso contare, dirtelo all'inizio, e non dipendeva dal fatto che io scegliessi il corso 1 o il corso 2, o da quanti studenti aveva il corso. No, è una struttura statica di chiamate. Complicata, lunga, e statica. Qua no, dipende. Se si mette un altro valore di n, la sequenza di chiamate sarà più lunga, più corta. E quindi fatichiamo noi a mantenere in testa questa astrazione. Cioè, io quando vedo questo codice, in realtà mi si sdoppia, stripla, squintupla in testa, perché lo vedo in tutti i livelli di esecuzione successiva. E questo è l'esempio solo più semplice di ricorsione. Ma perché dobbiamo andare... Sì, dimmi. In questo caso sì. Perché alla fine, a livello di complessità, poi tiriamo fuori una formuletta anche. L'operazione che fai è questa. E il numero di volte in cui fai questa operazione è il numero di chiamate. E il numero di chiamate che fai è pari a n. Quindi è più lento di una moltiplicazione messa in un ciclo for di sicuro, perché c'è tutto il meccanismo delle chiamate. Ma in termini di complessità asintotica sono entrambi O di n. In questo caso. Perché ci andiamo a impelagare in questa cosa? Ma perché, se vogliamo, ci permette, per fare fattoriale non servirebbe, come lui giustamente ha osservato. Ma ci sono molti problemi che si prestano, naturalmente, per loro natura, a essere descritti in modo ricorsivo. E quindi trattati in modo ricorsivo, perché magari la natura delle informazioni stessa è ricorsiva. E quindi noi di fatto... spezziamo, affrontiamo un problema con una ben definita strategia, che era quella di Giulio Cesare, divide e timpera. No? Divide e timpera significa: io ho un problema complesso da affrontare, lo divido in tanti sottoproblemi, e il suo problema è quello di conquistare il mondo, no? E non è che lo fai in un giorno, lo dividi, prendiamo i galli e poi, che ne so, gli... so perché non so storia, scusatemi, e in ogni sottoproblema vai e impera, conquista. Poi, alla fine, dopo che li hai conquistati e maturati i doveri, devi dirgli: adesso voi siete romani, fate parte dell'impero, quindi devi rimettere insieme i pezzi. E questa parte a volte è difficile. Allora, algoritmicamente facciamo la stessa cosa. Abbiamo un problema complesso da risolvere. Vediamo se questo problema lo possiamo spezzare in più sottoproblemi. Che siano possibilmente più piccoli, adesso sotto problemi con l'iniziale, ma che, e qui sta la genialità di chi ha pensato queste cose la prima volta, ma che il sottoproblema sia fatto come il problema iniziale. Ok? E quindi lo stesso. Sia della stessa natura del problema iniziale. Quindi cosa faccio? Prendo un problema, lo divido in sottoproblemi, risolvo singolarmente ciascuno di questi sottoproblemi, e poi una volta che lo soluzioni ciascuno dei sottoproblemi, li ricombino in qualche modo per ottenere la soluzione del problema iniziale. Se però il sottoproblema, come ho detto prima, è dello stesso tipo del problema di partenza,
Una volta che io ho preso il problema di partenza, l'ho diviso in 10 sottoproblemi, nessuno mi vieta di prendere ciascuno di quei sottoproblemi e a sua volta di ridividerlo in altri sottoproblemi. E così via. E poi metto insieme il risultato. Immaginiamo che io voglio sapere in quest'aula, che ne so, una cosa stupida, chi è più alto? Chi è la persona più alta? Al netto di tacchi e acconciature. Come faccio? È una domanda, un problema. Ho di fronte, non so, 50 persone, o di più non lo so, e voglio sapere chi di voi ha l'altezza maggiore. Allora, un modo potrebbe essere quello di metterci un'ora a metterli in fila dal più alto al più piccolo. E poi dico, ok, buttiamo, mandate via tutti, prendo questo che è più alto, o la più alta. È un modo. L'altro modo potrebbe essere di dire, ma allora, il problema di trovare la persona più alta in quest'aula lo posso dividere in due sottoproblemi. Trovare la persona più alta in questa metà dell'aula e trovare la persona più alta in questa metà dell'aula. Quindi ho costruito due sottoproblemi, metà 1 e metà 2, e poi in realtà non sono metà, perché qui c'è più gente che l'altra. Ma fa lo stesso, ho due sottoproblemi, entrambi sono più piccoli del problema originario, dello stesso tipo del problema originario, e conoscendo le soluzioni ai due sottoproblemi è facilissimo trovare la soluzione al problema iniziale. Perché se mi dicono che so risolvere, trovo la persona più alta di questa metà e la metto qui, trovo la persona più alta di questa metà e la metto qui, li confronto tra i due, uno dei due più alto e l'altro più basso. Ricombinare i risultati dei sottoproblemi. Ma allora ricorsivamente posso dire, ma io di questa metà qui ci sono tante persone. Allora, a sua volta tagliamo in due metà, le prime quattro righe e le ultime quattro righe. Allora, troviamo la persona più alta delle prime quattro righe, troviamo la persona più alta delle ultime quattro righe, li prendiamo e mettiamo a confronto. E tra questi due, uno dei due sarà più alto e diventa il più alto dell'intero blocco, che poi andrà a confronto con l'altro blocco. Quattro righe sono ancora tante? Vabbè, allora, sotto problema, troviamo la persona più alta delle prime quattro righe, la dividiamo... sinistra, destra. Cioè, ogni volta devo avere un criterio per poter dividere un problema in un problema più piccolo. E poi so che se risolvo i due sottoproblemi, è facile poi risalire alla soluzione del problema, della domanda iniziale che mi ero fatto. Sembrerà strano, ma questo meccanismo qui è molto più efficiente rispetto a calcolare il massimo, di fatto. No? Perché ha una complessità, poi la vediamo, questa è stata una ricerca per divisioni successive, una complessità che tende al log di n anziché o di n. Non devo fare i confronti di tutti con tutti. Allora, proviamo a formalizzare un po' la natura generale di questi problemi, poi vedremo una serie di applicazioni. Allora, immaginiamo di avere un metodo solve. E io voglio avere un problema da risolvere, chiamo il metodo solve sul problema e mi dà la soluzione. Ok. Se il metodo solve è implementato in modo ricorsivo, quindi divide e impara, lui dentro sarà fatto così, concettualmente. Prende il problema e lo divide in una serie di sottoproblemi. Io qua idealmente li ho messi in una lista di sottoproblemi. No? Questa lista non c'è di solito, è implicita nei cicli, ma... divido un problema in sottoproblemi. Poi prendo uno per uno questi sottoproblemi e su ciascuno di questi chiamo il metodo solve. Cioè di nuovo se stesso. E mi salvo la sottosoluzione. La sottosoluzione del sottoproblema. Quando poi ho risolto, nell'esempio che facevo io, i sottoproblemi in cui via via dividevo le cose erano
due. L'aula lo divido in due pezzi, la metà di qua lo divido davanti e dietro, eccetera, eccetera. Potrei dividerlo in tre, in quattro ogni volta, e chi lo sa, dipende dal tipo di problema. E quindi avrò tutte le soluzioni parziali, il più alto di qua, il più alto di là, le due sottosoluzioni. E poi devo trovare qual è la soluzione vera e propria, andando a confrontare, a ricombinare tra di loro le sottosoluzioni che ho ottenuto. Non tutte e tutte, solo quelle dell'ultimo giro, quelle del primo livello di divisione. Poi il singolo sottoproblema, il primo sottoproblema, insomma, la metà di sinistra dell'aula, a sua volta lo affronto nello stesso modo. A sua volta sarà un problema che si dimentica di dove è arrivato, ha un sottoproblema, una metà dell'aula da analizzare e la divide a sua volta con un certo criterio. Quindi questo è lo schema generale. Dove, vabbè, la chiamata ricorsiva si vede qui perché c'è appunto un metodo che richiama se stesso e diciamo così il tipo di suddivisione della ricerca, branching della ricorsione, si parla di branching perché è come i rami che si riparte in tanti rami, divido il problema in A sottoproblemi, ciascuno dei quali B volte più piccolo del problema iniziale. Nel caso mio, dell'esempio dell'aula, A e B erano entrambi due. Divido il problema in due sottoproblemi, ciascuno dei quali è due volte più piccolo, cioè la metà del problema iniziale. In realtà non era proprio due, perché abbiamo detto che quando il criterio di divisione non era perfetto. Quindi quando dico che questa metà dell'aula, non posso dire che è metà dell'intera aula, perché il numero di persone è maggiore della metà. Quindi B, cioè il fattore di abbattimento, quanto è più piccolo sotto problema rispetto al problema iniziale, in questo caso sarà 1,5 o più croce. Deve essere maggiore di 1 perché sennò vuol dire che il sotto problema è la stessa dimensione del problema di partenza e non ha fatto niente. Questo qui però è un problemino, che un algoritmo di questo genere va avanti all'infinito. Io quando è che mi fermo? E mi fermo quando fuori di dividere c'è davanti una persona sola e allora è lui il più alto di se stesso. Oppure una sedia vuota, e allora vabbè, non c'è nessuno. Devo avere un criterio per fermarmi. Quindi mi fermo quando? Quando riesco, a furia di dividere, a trovare i sottoproblemi così piccoli che si risolvono da soli, basta guardarli in faccia, tipo, c'è un elemento solo, è lui. Oppure su insiemi così piccoli di persone o di oggetti che si possono risolvere in modo rapido con metodi che non siano la ricorsione. Cioè se ho tre persone basta confrontarle direttamente, IFA maggiore di B maggiore di C, senza andare a dividere un gruppo di tre ricorsivamente, un sottogruppo da uno, un sottogruppo da due. Quindi arriva un certo punto in cui il problema è così piccolo che non può essere più diviso, ma perché in realtà è già risolto. Quando è così piccolo da non poter essere più diviso, vuol dire che ho già la soluzione di quel sottoproblemino nell'angolino. Oppure ho dei problemi abbastanza piccoli che posso decidere di risolverlo in modo banale, facile, che non richiede di essere suddiviso. E quindi devo sempre introdurre quella che si chiama una condizione di terminazione, che mi dica, ok, in questo caso specifico, su questo sottoproblema, non fai ricorsione, ma dai subito il risultato, subito oppure facendo un lavoro diverso. E quindi modifico l'algoritmo generale in questo modo. Risolvere il problema, innanzitutto mi chiedo, se il problema è banale, ricordate il fattoriale, if n è uguale a 0, la prima cosa che facevo, se il problema è banale, se sono arrivato al punto terminale, se non c'è più niente da fare, se non c'è più niente da semplificare, so qual è il risultato. Quindi la soluzione è risolvere in modo trivial, come ho detto, cioè non con la ricorsione, non con cose complicate, risolvere in modo diretto il sotto problema che è talmente trivial, altrimenti semplice, altrimenti banale da essere facilmente risoluto. Altrimenti, se il problema non è trivial, lo divido in sottoproblemi
più semplici di quello in partenza, nella speranza prima o poi di arrivare, ciascuno dei sottorami, a un problema che sia trivia. Quindi ogni algoritmo ricorsivo, per finire, per terminare, con successo, deve innanzitutto avere un caso terminale, cioè dei casi in cui non faccio più ricorsione ma do la risposta, se no vado avanti all'infinito. E qui dove si differenzia la ricorsione in informatica dalla ricorsione in matematica, che può anche essere infinita. Qua non può essere infinita. A un certo punto mi devo fermare. E poi devo essere sicuro che a questi problemi triviali ci arrivo. Questo lo fa l'algoritmo di divisione, che mi deve garantire che i sottoproblemi siano effettivamente più piccoli di quello di partenza, perché prima o poi ci arrivo. A ridurre, 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 arrivo al caso triviale. Se invece il sottoproblema fosse della stessa dimensione o addirittura più grande del problema di partenza, capite che non è una buona strategia. Due parole sulla complessità, due parole su due slide, di questo approccio generale, poi di caso per caso. Allora, noi definiamo delle variabili. A e B le abbiamo già chiamate. A è il branching. Dato un problema, quanti sottoproblemi creo? Il divide, quanti sottoproblemi mi creo? B è il fattore di riduzione, se sono sottoproblemi. Allora, nel caso ideale, B è uguale a A. Nel senso che divido in 8 sottoproblemi, ciascuno è 8 volte più piccolo di quello di partenza. Ma così vuol dire che sono bravissimo a dividere. Di solito magari divido in 8 sottoproblemi e ciascuno dei sottoproblemi è solo 6 volte, 5 volte più piccolo di quello di partenza. L'esempio di prima, divido l'A a metà, ma le due metà non sono a metà perché non sono uguali. Sono due parti non esattamente uguali. E quindi un sottoproblema non è la metà di quello di partenza, è più grande della metà, quindi un fattore di abbattimento è inferiore a 2. Di B è minore o uguale a A normalmente. E tanto più vicino a A quanto più sono bravo a fare una divide che divide in parti uguali. Ma poi dipende se il problema si presta. N è la dimensione originaria del problema. E io voglio sapere quanto è complesso questo algoritmo solve. Qual è la complessità di un algoritmo ricorsivo, di un approccio ricorsivo a un problema? Allora, però la posso sempre usare facendo la formuletta e dice, ciò che so è che solve trivial, questa qui, posso far finta che abbia complessità costante, se no non la chiamo trivial. Cioè se richiede una complessità proporzionale a n, non è a sua volta trivial. Cioè trivial, diciamo, è una persona da sola, lui è la soluzione di se stesso. Quindi facciamo l'ipotesi che abbia una complessità costante. Divide e combine possono avere complessità semplice o elevata. Ad esempio, dividere l'aula in due è una complessità o di 1. Ma se già dovessi dividere l'aula in due parti uguali, quindi contando il numero di persone, avrebbe già una complessità maggiore. Perché dire, no, voi 3, voi 4, voi 5 andate di là. Però dovrei averli contati prima. Quindi magari non è più o di 1. Dipende. Io è chiaro che nel applicare questo devo mettere in conto un po' di lavoro da fare per dividere i problemi e poi un po' di lavoro da fare per ricombinare solo. Quindi questo è solve se trivial o di 1, poi altrimenti pago di, poi per a volte chiamo solve che è una complessità, sempre t, che è la mia incognita, ma applicata su un problema che non è n, ma è n diviso b, è b volte più piccolo, n mezzi, e poi combino le soluzioni pagando c. Quindi dato un problema n, se va bene o di 1, se va male è d di n, più c di n, cioè il tempo speso a dividere, il tempo speso a ricombinare, più il tempo speso a fare ricorsione. Cioè a volte il tempo speso a risolvere un sottoproblema che è n diviso b come dimensione, più piccola rispetto a n. Quindi, guarda caso, l'espressione della complessità è a sua volta ricorsiva, perché t di n dipende da t di n, da t di n diviso b. Questa equazione qui non è banale da risolvere, cioè, io non saprei fare, ma anche i matematici trovano difficoltà a farlo nel caso generale. T di n è uguale T di n diviso A per T di n diviso B, A perché c'è il loop, chiamo n a volte sottoproblemi, che sono n diviso B, più
una funzione che è data da D più C, dove C è una soglia al di sotto della quale dico che il problema è trivial, quindi una semplificazione, no? Però in generale non è facile da risolvere. Però se facciamo qualche ipotesi, ad esempio divide e combine hanno una complessità teta di n, quindi equivalente a contare le persone, guardare una volta tutti, quindi dividere la metà solo o di uno. Contare divide in due gruppi esattamente uguali è uno di n perché devo prima contare. Allora, se la divide e la combine sono, hanno complessità n, allora si può dimostrare che la complessità complessiva della ricorsione è n log n. E n log n è una curva di complessità che di solito fa gola. Perché se uno deve applicare degli algoritmi, di solito sull'analisi dei dati, che sono gli algoritmi di ordinamento che avete visto, avevano tutti una complessità n quadro o di n quadro. Allora, adesso che impariamo un po' di ricorsione, riusciremo a vedere che ci esistono invece degli algoritmi di ordinamento che hanno complessità n log n e non n quadro. N quadro è una bella parabola concava, n log n è una curva convessa. A un certo punto, quando aumenta n, i due si distanziano in modo notevole. Però questo vale nel caso in cui divide e combine abbiano complessità n. In altri casi, questa complessità della funzione, della soluzione del problema ricorsivo può avere una complessità addirittura inferiore, ad esempio log n, oppure addirittura superiore, tipo un n quadrato, n fattoriale, se la ricorsione è fatta male, se spendo più tempo a dividere il problema che non risolverlo, essenzialmente. Ma questo lo vediamo facendo degli esempi di specifici algoritmi ricorsivi la settimana prossima.